Una partita di pallone dà sempre una sensazione di libertà, di spirito di squadra e di passione, una sensazione amplificata quando si gioca a calcio nel campo di un carcere. Torna a giocare la squadra composta dai detenuti della casa circondariale di Catanzaro, nuovamente iscritta dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, al torneo amatoriale promosso dalla delegazione provinciale di Catanzaro della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Nell'ambito delle attività trattamentali proposte da questa amministrazione rientrano le progettualità relative alla squadra di calcio interna di questo istituto, formata da detenuti, ha spiegato la direttrice della struttura, Patrizia Delfino. Lo sport è indispensabile negli istituti detentivi per allentare le tensioni, per favorire la mobilità a tutela del diritto alla salute, ma anche per promuovere la capacità di stare con gli altri e di rispettare le regole del gioco. Si tratta di un messaggio importante, è possibile giocare meglio un secondo tempo non solo in una partita, ma anche nella vita. Si apre con questa idea il campionato 2022-2023 al carcere di Catanzaro. Partite da giocare fino all'ultimo minuto, finestre aperte su una seconda possibilità. In merito abbiamo ascoltato il presidente del comitato regionale della LND, Saverio Mirarchi. Sì, qui entriamo nel mondo calcio ovviamente, abbiamo riavviato questo progetto, questo percorso con l'Istituto Penitenziario di Catanzaro. Sabato inizia il campionato amatori, ci sarà la prima gara, credo che sia un progetto che è stato abbastanza apprezzato dalla direttrice del carcere, era iniziato qualche anno fa, poi interrotto per il Covid, riprenderà nel post-Covid, credo che sia, ecco, rientri tra le attività sociali che è il nostro mondo, quello della Federazione Calcio, della Lega Dilettanti. Necessariamente del quale si occupa necessariamente il nostro mondo.